È stato con il pianista Paolo Casolo il primo dei 13 appuntamenti tra musica, poesia, letteratura, fotografia, passeggiate che dallo scorso fine settimana a metà settembre rallegreranno la città di Schio. Fuori Bosco 2023, il festival promosso dall'amministrazione comunale che punta a valorizzare il territorio abbinando proposte culturali inedite a luoghi incantevoli. Il festival è iniziato il 17 giugno con tour itinerante tra Tretto e Monte Magré, con il pianista che si è esibito in una spettacolare performance itinerante a bordo di un trattore, regalando un meraviglioso concerto agli ospiti della casa e agli abitanti di varie frazioni del comune. Appuntamento in Busa a Novegno, 25 giugno, per una caccia fotografica al fiore assieme al botanico Nicola Casarotto. Il consueto concerto d'estate con il coro jazz ritorna il 1 luglio nella chiesa di Sant'Ulderico di Tretto, mentre il prato adiacente alla trattoria L'Antenna a Ragalta farà da cornice a Poe Musica, un emozionante spettacolo che unisce le parole di Edoardo Gallo e la musica di Giuseppe Laudanna. A Malca davanti, il fotografo Gigi Abriani presenterà il libro Vita Ramè e i custodi delle terre alte, racconti di transumanza. Il 16 luglio, dopo il successo delle ultime edizioni, torna il concerto all'alba con il gruppo Caronte al campo sportivo di Monte Magré. Il 23 luglio a San Rocco, località Coste, il 28 luglio in scena un racconto teatrale musicale di nuova produzione che esplora il sottosuolo e ripercorre la curiosa storia di padre Zuane, il mago degli ori, grazie alla narrazione di Alessandro Andeloni, le note di Thomas Sinigaglia e la voce di Raffaella Benetti. Non manca un appuntamento dedicato alle stelle con una passeggiata di San Lorenzo a Bosco di Tretto, seguita da un aperitivo al chiaro di luna il 10 agosto. Si ritorna in Busa Novegno il 13 agosto per un concerto del quartetto di corni delle Alpi e il corno moderno con Dolomiti Horn Ensemble.